Questo è Digitalia. Non abbiamo finito di parlare di social network perché c'è un articolo che a me sembra un po' vago, eh Francesco? L'hai messo tu, io non so se l'hai messo con tono Vedi polemico o cosa eccetera, sul Corriere che dice eh, Fuga dai social, nell'anno del lockdown un giovane su quattro, fino a maggio, ha cancellato l'account. Allora... Eh... C'è questo articolo che effettivamente mi ha colpito. Si parla della generazione Z, quindi proprio dei giovanissimi. E eh, anzi, qua dico, lo chiamano i genzers. Ho scoperto oggi l'essenza di questa parola. Anch'io quando ho letto l'articolo. <ride> esatto. E eh, c'è coloro che sono nati dopo la seconda metà degli anni 90, quindi completamente digitali, diciamolo, nativi digitali. Uh, I motivi digitali ha rotto, ha rotto la ciolla di più che, no, che You Are The Product, <ride> okay, diciamolo. Okay. <ride> I prodotti digitali, li chiamiamo così. E, uh, nel periodo, nell'ultimo anno, quindi da maggio 2019 a maggio 2020, eh, hanno chiuso, hanno, sono stati ridotti il numero di account, soprattutto su Instagram e Facebook terza posizione di questi abbandoni è TikTok, poi seguono beh, Twitter e LinkedIn, il fatto che i ventenni avessero già LinkedIn e siano andati a chiuderlo è una cosa che <ride> mi piace parecchio e così come Twitter che ormai è tendente a livello MySpace, insomma ogni tanto ha momenti di ripresa ma si sì, più Tumblr come poi vabbè ognuno si costruisce sì. la sua timeline esatto, beh. per cui però insomma eh, sembra esserci questa fuga eh, detta così eh... Ma affidabilità di questo? No, allora, ok. Ammettiamo che i numeri siano corretti perché su quello. Non ho armi per, per dire che non, non lo non siano. È una società, Ma, te, scusa, è basato su una società di ricerca. Da un report di una società di ricerca, se non ricordo male, giapponese o qualcosa del genere. Densus Agis Network. Sì, mm. una roba del Allora, partendo da questi dati, perfetto. Quindi, questi giovani non stanno più, fra i 18 e i 24 anni, non stanno più usando i cellulari e i sistemi online, soprattutto in un periodo di lockdown? O sono passati a qualcos'altro in cui noi non siamo ancora riusciti ad avere evidenza? Fortnite. For, eh, esatto, pensavo, pensavo più a Fortnite in questo momento, però eh, la domanda, secondo me, è lecita, ok. Hanno le abbandonato Instagram anzi. e Facebook non vuol dire che abbiano chiuso i, i, la, la loro eh, esigenza di social, anzi, probabilmente quella è anche aumentata in questo periodo. Infatti, io la prima domanda che mi sono fatto leggendo l'articolo è come è possibile che tanta gente abbia capito come si cancella un account su Facebook? Ecco, la vaccata più grossa è quella. Io non, 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 non e... conosco nessuno. E nella mia immagine un genzer che, che, che non gliene frega più niente dell'account semplicemente smette di usarlo. Non va a cancellare l'account su Facebook o l'account su Twitter o, 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 o su Instagram o robe del genere. E quindi già là mi puzzava un po' di approssimazione Mo, molto, dal punto molto. di vista metodologico. Me, voi non me avete se... mai cancellato gli account? No, perché eh. nel... no, non mi sono No, mai io visto. sì. Io ogni tanto ho lo sport di andare a vedere nel mio One Password quelli che sono i, i siti che non uso da più tempo e vado a cercare come cancellarmi. L'altro <coughs> Com giorno data sono andato via via da Pinterest che non ho mai usato, mi sono iscritto, mai usato. Pinterest comodissimo, quando ho ristrutturato casa fighissimo per raccogliere idee per mobili, Anche. per ristrutturare la casa e scambiarlo con l'architetto e robe del genere. Quello comodissimo, è vero. Da quando ho finito di ristrutturare casa non l'ho mai più aperto. Però non ho mai più aperto, lo lascio lì, non vado a chiuderlo, non me ne frega niente di chiuderlo. Il giorno che ristrutturerò un'altra casa, anzi apro una cartella nuova su Pinterest e anzi vado a prendermi le idee della cartella vecchia. A me sa che hanno preso dei numeri e hanno, hanno, hanno interpretato quello che volevano interpretare, come succede spesso a queste società di... di, di sì, un cosa... purtroppo era dietro Paywall. Penso, che la, ecco, penso che la maggior parte dei, 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 degli account cancellati oggi su Facebook e su Twitter siano quelli che, che, che pescano... Eh, Account Farlocki o che fanno parte di Bot o di, di Swarm, robe del genere, poi non ne parliamo adesso in periodo preelettorale, per cui se hanno semplicemente guardato i numeri, poi dove hanno preso i numeri, hanno Zuckerberg ci dici ogni giorno quanta gente si iscrive o si disiscrive, perché non è un numero pubblico una roba del genere, non lo so, mi puzza molto, credo che ogni tanto esatto. vengano fuori delle cose che, che hanno... No, poi queste, queste sono, questi sono anche il tipico. È il tipico report fatto come, ad hoc come clickbait, già di suo, per portare un po' di. a parlare un po' della, della società, della società di ricerca di suo, che poi viene doppia, il doppio clickbait con carpiato, poi fatto dal, dal Corriere di turno che cerca di prendere qualche click sui social e cerca di. Come dire, estrarne delle, degli insight che probabilmente sono un po' flebili. Quindi ci siamo cascati con tutti i piedi. Ci sei, sei tu che l'hai. Infatti, Franco ha fatto la premessa, è colpa tua. Assolutamente colpa tua.